Vediamo una frase che, vuol dire, la dici in italiano e poi la traduciamo in siciliano. Ok, puoi posare il foglio sulla sedia. Quello che non vidi era dove finiva tutto quello. La fine del mondo. Ora tu pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito e dentro quei tasti infinita è la musica che puoi suonare. Donna Peppina, a pecorare. La chiamano così pure se fa pecorare. Allora, perché pecorare non si merita rispetto, anzi magari più sale. Tesoro, azzapena. Zitto, di quegli insulti soltanto si merita, altro che rispetto. E ti ho detto che non voglio sentire parlare, la prossima volta i denti ti faccio cara, capisci? Sì, ho capito. Io da grande pure così voglio essere chiamata. Donna Lucia. Che ti metti lo smalto. La scelta della bambina che avrebbe dovuto vestire i panni di Lucia, della nostra Piccirida, era ovviamente la scelta più importante di tutte. Avrei potuto permettermi di sbagliare su altre cose, ma non su questo. Durante i provini che abbiamo fatto a Palermo ho incontrato Marta. Fisicamente era molto simile all'idea che mi ero sempre fatto della protagonista di Piccirilla. Avendo lei fatto teatro, appariva molto impostata, molto strutturata. Era esattamente l'opposto di quello che io invece cercavo. Io cercavo una selvaggia, una bambina di campagna che a stento parlasse l'italiano, che esprimesse il più delle volte in dialetto. Dalla seconda volta in cui ci siamo incontrati, sono rimasto impressionato dalla sua capacità di calarsi perfettamente in un ruolo che poi era così distante dalla sua natura, invece molto elegante e raffinata. E a me che mi interessa? Io non ci vivo in Francia. Ci sono andati anche per te. Amante, leggilo, che voglio sapere che dici. Leggitilo tu allora. Questa bambina è Lucia, non ha interpretato Lucia, è Lucia. Qualunque scuola di teatro, di cinema, non può trasmetterti certi elementi proprio interiori. Quindi o li hai o non li hai, e questo si chiama talento. Io ci vado, io ci voglio bene, Sabina Rosamaria. E tu non ci puoi fare niente. C'è anche una intelligenza emotiva che traspare da come lei recita, che appunto è quasi un non recitare. Lei è lì dentro, dentro quella storia, dentro quella sofferenza, a volte anche quando è simpatica che fa ridere, perché meravigliosamente riuscita anche l'intenzione del regista di dare anche leggerezza in alcuni punti al film. Che fai? Un bacio, un lo sai che è ammazzita. Alcuni giorni prima delle riprese sono arrivati a Favignana le macchine della produzione, i camion con le attrezzature, tutta la troupe, quindi c'è stata una sorta di invasione nell'isola che chiaramente in quei mesi, novembre, dicembre, in genere è assolutamente deserta. Alcune persone del luogo ci guardavano un po' come degli intrusi, come degli alieni, però in generale abbiamo avuto una splendida accoglienza. Tra l'altro, non solo i luoghi, ma anche le persone hanno preso parte al film, chi in produzione, chi come figuranti.
lavoro che è stato fatto, che stiamo facendo, è quello di rendere il più veritieri possibile questi abiti. Ora poi vanno tutti grattugiati e invecchiati. Questa ricerca di costumi parte da questa ricerca storica su fotografie e video dell'epoca, filmati dell'epoca del paese. Ogni singolo personaggio ha una cartella cromatica, però su base di ricerca storica, quindi abbiamo fruttivendoli, mercato, vecchi del paese, bambini. La mattina con il costume indosso Nonna Maria, mi metto il costume e da quell'istante Lucia non c'è più, sparisce. E arriva Nonna Maria, arriva lei, comincio a muovermi come lei, comincio a percepire come lei, mi piacciono le cose che piacciono a Nonna Maria, Lucia veramente piano piano si dissolve sempre di più. Lucia Sardo il mestiere c'è, ce l'ha nelle mani, proprio è negli occhi, nella voce, Lucia Sardo è un'attrice grande, brava, importante, che può recitare anche in un ruolo poi come questo, ma poi legato proprio alla Sicilia. Non puoi non pensare a lei. La scelta di Favignana e delle Egadi in generale, anche appunto di Levanzo con una piccola parte del film, è stata determinata da vari fattori. Innanzitutto chiaramente è una location stupenda e questa ovviamente rappresenta sempre una enorme attrattiva per un regista. E poi durante i sopralluoghi abbiamo avvertito un enorme entusiasmo da parte dell'amministrazione locale, del sindaco, che si sono subito mostrati disponibili a collaborare, a partecipare al progetto. Abbottincia la terra Suli. Scenografia, costumi, trucco, parrucco, fotografia sono dei protagonisti assoluti in un film in cui c'è una ricostruzione storica. La fiamma che si innamora. Senti, facciamo una cosa. Questo gelato te lo offro io, va bene? Perché tu sei una brava piccirina. Urupe mia. Vento che si porta lume cori. Come rondinella mensumati. Porta un messaggio lume amore. La storia parla di emigrazione, parla di lontananza, del distacco della famiglia che parte per andare alla ricerca di un pezzo di pane e lascia nel paese di origine la propria figlia. È proprio il tema dell'emigrazione passiva, cioè il fenomeno dell'emigrazione visto dalla prospettiva di chi rimane nel paese di origine. E quindi per potenziare ulteriormente questa idea di isolamento, di distacco, non solo dalla propria famiglia, ma proprio da tutto il resto del mondo, girare in un'isola mi è sembrata una scelta sensata. Marina, ardi la fiamma. Ogni attore in questo film ha una sua grande, immensa dignità, anche nel piccolo ruolo. Ti scrivo. Anzi, ti chiamo pure col telefono, così sentiamo da ogni tanto quando mi guardo allo specchio. Io credo che la intuizione più geniale di Paolo Licata, proprio come regista, sia stata quella di investire su attori veri.
Non c'è delle retta a tuo nonno. Chi da pane cavo un bacio non to cuore. Tu vuoi comandare su tutti? Ma con mia niente ci vuoi! Ha cercato attori che hanno lavorato tutta la vita, a volte senza le copertine dei giornali, ma con la sostanza. E questo ha fatto la differenza. Così mi fece campare fino ad ora. La mia più grande soddisfazione dopo aver finito le riprese è arrivata quando ho fatto vedere le prime scene premontate a catena e ho visto che lei si è commossa e poi mi ha anche detto è come io l'ho sempre immaginato. Per un regista in generale penso che questa sia la più grande gratificazione. È quasi una missione impossibile riuscire a riprodurre nello schermo quello che l'autore del libro immaginava mentre creava la storia. Quindi per me è stato comunque il raggiungimento di un obiettivo molto importante, personalmente, da regista. Lasciala stare, Sardina, che poi non mi fa più le uova.